Oggi un grande personaggio del mondo musicale ha fatto la storia e Bobby Solo è qui con noi per voi, graditi telespettatori. Ciao Bobby, come stai? Ciao, ciao, carissimo, saluto agli ascoltatori e a te. Tutto bene, in quarantena ancora per un po'. Mi Bobby, trattengo già da 2 mesi e mezzo in casa e rimarrò un periodo. ancora 20 giorni, poi dopo Poi vediamo. speriamo bene, un periodo che ha messo in ginocchio anche il campo musicale, purtroppo, ha fatto Certo, cancellare certo. tanti concerti, ha Esatto, io creato mi problemi anche a sono. sé, vero? Assolutamente, ho perso già 8 serate, ma mi do da fare con Facebook tutti i sabati dalle 16 alle 17 cantando live con la chitarra e anche sul mio YouTube channel official che prego tramite la tua gentilezza di trasmettere agli ascoltatori se si vogliono iscrivere gratis al mio YouTube official channel. Perfetto, Bobby, lo faranno sicuramente. E hai Bene. mantenuto quindi i rapporti con i tuoi fan che continuano a seguirti da tantissimo tempo. Poi ci sono anche fan molto giovani che ti seguono. Sì, perché grazie al cielo io ho una paletta di spettacolo non sempre anni 60, faccio country, rock, blues e anche un po' di jazz. Tant'è vero che ho una band che si chiama Broadcast con la quale facciamo un tributo a Johnny Cash, loro sono di Pisa, tutti ragazzi di 30-40 anni e abbiamo fatto 6 serate l'anno scorso in club a Firenze, nel Veneto e Lombardia, abbiamo fatto l'esaurito e i ragazzi hanno visto Johnny Cash nel film I Walk the Line 11 anni fa e amavano tantissimo sentire me che cantavo un tributo a Johnny Cash. Quindi devo dire che facendo anche chitarrista, eccetera, eccetera, oltre a non dimenticare mai i miei coetanei, mi fa piacere arrivare a una fascia di 40, 50, 60 anni come pubblico e fa piacere anche quello. Bobby, proviamo a ripercorrere il tuo lunghissimo percorso musicale. Innanzitutto, una delle curiosità che non tutti conoscono è quella legata al tuo nome d'arte, ovvero Bobby Solo. Ce lo vuoi descrivere come è nato? È nato tra Certo, l'altro in maniera molto particolare, è stata è vero. un'incomprensione. Allora, papà era del 904, un grande uomo, ha fatto la guerra, ha preso 2 medaglie d'argento come pilota mitragliatore, però era un uomo colonnello dell'aeronautica molto severo e non amava la musica rock e la musica pop. Lui amava solo Mozart, Beethoven, Verdi, Donizetti, Rossini, Puccini. Quindi, quando io tutto contento con mia madre, che era la mia più grande fan, andai alla casa discografica Ricordi. Lui fece una lettera alla Ricordi raccomandata dicendo: siccome io sono un dirigente dell'Alitalia, mi vergogno che mio figlio fa il cantante perché lo volevo medico, avvocato, notaio, quindi vi diffido a usare il mio nome Satti. Allora la Ricordi, essendo io minorenne, è andata coi piedi di piombo. E hanno deciso di chiamarmi da Roberto, americanizzato Bobby, e poi la segretaria gli disse al dottor Micocci, il mio scopritore, Bobby cosa? Che cognome? E lui disse solamente Bobby, cioè Bobby e basta. E la signorina ha scritto Bobby solo. E così è nato per caso questo nome che comunque mi fa piacere perché è un nome simpatico. È un nome che ti ha portato tantissima fortuna, tra Sì, l'altro. sì, 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 sì. Poi molti artisti come Pupo e Mal hanno cercato di cambiare il nome chiamandosi Enzo Ghinazzi e l'altro si chiamava, non mi ricordo più, Mal. E sono ritornati all'originale perché è come se una bibita come la Coca-Cola la chiamiamo, che ne so, Good Drink, e invece no, deve avere il nome e il marchio di fabbrica perché è Eh sì, importante. il nome ormai è impresso nel cuore di tutti i Certo. fan. E veniamo al tuo più grande successo, forse arrivato in maniera inaspettata, e sul palco, uno dei palchi più prestigiosi della musica. Vogliamo ricordare quel periodo e di che brano stiamo parlando, tra l'altro? La lacrima sul viso è il mio più grande successo. In Italia 2 milioni e mezzo, raggiunto quasi 1 milione e mezzo in 15 giorni. E 12 milioni nel mondo, tipo 3 milioni di copie in Giappone, dove ho fatto 7 tournée, più Australia, America, Canada, dove ci sono gli italiani, ovviamente,
ma anche 2,5 milioni in Francia, 1 milione in Brasile, 1,5 milioni in Germania, un po' tra gli italiani che erano emigrati e un po' tra i tedeschi, perché poi l'ho cantata in tedesco, eine Träne, Untertausend, ho cantata pure in tedesco, pur non avendo capito nulla di quello che erano le parole, ma loro mi insegnavano la pronuncia. La lacrima sul viso è stato il più grande successo, tant'è vero che adesso ho realizzato con un DJ di Brescia una versione dance anni 80. Lui la voleva fare tipo reggaeton latino, ma io gli ho detto, guarda, a me piace molto il periodo della dance anni 80 e mi ha accontentato. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose, dopo tanti e tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso mi ha svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo. Ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore, che sia vera in questo istante per me, che non amo che te. Bobby, parlavamo del Festival di Sanremo. Questa canzone è scritta testo di Mogol e musica di Bobby Solo, però non firmata in quel periodo per No, vari motivi. mi hanno rubato tutti i diritti, adducendo il fatto che ero troppo giovane per firmarla, ma in effetti lo statuto SIAE è 16 anni. Però loro mi hanno detto quello, i miei 19 anni del 63 ero un bambino, perché mio figlio che ha 7 anni è molto più maturo della sua età, mi sembra di parlare con uno dei 15, perché hanno modo di imparare le cose con i computer, con gli iPad. Invece là era un bambinone, ho detto: ah, vabbè, non ti preoccupare, firmerà il nostro direttore artistico, farà tutto lui e poi ti darà tutto tranne il 25% dei tassi. E invece non mi hanno dato niente, è stata una lunga trafila fino a quando, con l'aiuto di Redroni e Mogol, ma ormai erano rimasti pochi spiccioli, nel 92 mi è stata restituita la paternità della canzone. Una canzone, dicevamo, che ha ottenuto tantissimo successo al festival, invece non ottenne il primo posto, un successo al festival che comunque arrivò l'anno successivo. Se piangi Sariddi, molti l'hanno detto che era un premio di consolazione per il fatto che la lacrima era stata esclusa dal concorso, perché io, per una forma non tanto di faringite, ma di paura, di paurite, ero proprio bambino, non riuscivo a spiccicare una nota. E allora mi fecero cantare in playback, escludendomi dalla gara. Quindi, però, il successo fu no, enorme. Quindi l'anno dopo è stato facile, insomma, era come fare il surf su un'onda alta 10 metri. Mi ricordo che quando ho vinto ero ancora timido, perché ci è voluto parecchio prima di uscire, a scuola ero un timidone. Quindi Mike Buongiorno mi disse: Bobby, adesso che hai vinto, che cosa vuoi dire ai tuoi ammiratori? Io dissi: grazie. E lui disse, perché io facevo un po' l'americano, se piangi, sorridi, e disse: un vero cowboy è sempre di poche parole.
simpaticone Michael Jordan. Bobby, non solo musica, ma anche cinema, perché il grande successo di questa canzone portò anche a un successo sul grande schermo. È vero, è vero. Facemmo il film in 25 giorni, perché l'Ital Noleggio Cinematografico premeva, tutti volevano vedere questo film, e io ricordo che nella mia timidezza arrivai a Napoli a girarlo, a Napoli e a Capri, e siccome in un 25 giorni, poi piano piano con l'aiuto del grande attore napoletano Nino Taranto, presi coraggio, però il film è stato girato per ragioni tecniche dalla fine all'inizio. Quindi il film inizia, che io alla fine mi ero un po' fatto coraggio, quindi inizio molto bello, disinvolto, e finisco molto imbranato. Poi sono dei particolari divertenti, io non sapevo guidare a 19 anni, quindi la macchina americana, perché io facevo un italo-americano che veniva a Napoli in vacanza, e il mio nome d'arte allora era Bobby Tonner, e quindi ero in una macchina americana, ma nei miei, siccome la macchina era molto grande davanti, tra le mie gambe c'era l'autista della produzione che muoveva la macchina americana, non c'ha la frizione, c'ha l'acceleratore e il freno, e lo faceva lui con le mani, perché io non sapevo guidare, e allora era un po' divertente avere questo omone tra le gambe che smanicava l'acceleratore, avanti, indietro, fermatevi, e facevamo la scena così. Poi l'altro particolare divertente era la moglie di Morandi di allora, Laura Firkian, che diventò poi la moglie, era la mia compagna di arte, cioè lei faceva la fidanzata mia, però era molto precisa, io ero un ragazzone bonaccione, quindi quando mangiavo facevo rumore, poi non usavo forchette e coltello, lei continuava a dirmi non fare rumore quando mastichi, non mettere il coltello in quella maniera, mettilo in quello. Allora io disperato andavo a mangiare con i macchinisti e quelli, gli operai della produzione, perché con loro non avevo tutte queste critiche. Hai ripetuto questa esperienza cinematografica altre volte, ci sono stati altri successi. Poche volte rispetto a quello che è il tuo percorso musicale, ma hai continuato anche sulla via cinematografica. Sì, ho fatto Zingara, diciamo il mio grande amico, che ora sta suonando rock and roll in paradiso, grande amico Little Tony, è amico e generosissimo uomo, lui ha fatto ben 20 film, perché era un po' più disinvolto di me. Io ho fatto Zingara e poi ho partecipato nel suo film Donne, Botte e Bersaglieri, una comparsa, poi ho fatto una comparsa nel film di Renzo Arbore, FFSS, della quale poi mi facevano fare su una macchina americana il fan della Lazio, mentre io sono sempre stato fan della Roma come squadra di calcio. Però, insomma, per ragioni cinematografiche ho dovuto fingere di essere della Lazio. Anche lì è stato divertente. Poi credo qualcosa ho fatto anche nel film Il Papocchio di Benigni. E Benigni ha sempre detto che la canzone Zingara gli piaceva tanto, la mia canzone Zingara. E torniamo al campo musicale, i successi sono stati tantissimi, difficile descriverli tutti, ma oltre a Una lacrima sul viso, qual è il brano che sta più a cuore a Bobby Solo? La canzone che mi piace di più è Non c'è più niente da fare, è una canzone che ha un sapore un po' country americano degli anni 70, una canzone un po' da cantautore anni 70, l'ho composta infatti nel 67 a Cannes, in Francia, sulla spiaggia c'era un albergo, il Negresco, bellissimo albergo a 4 stelle di lusso. La mattina aprì la mia stanza sul mare e vidi queste belle donne francesi in bikini e tutta questa bellezza del mare della Costa Azzurra, e con la mia chitarra Martin di 28 composi non le parole, la musica di Non c'è più da fare. Quando la portai alla Ricordi mi dissero: ma sì, insomma, una canzoncina, così, ma la mettiamo come facciata B. La facciata A si chiamava Serenella e non vendette molto. Però la Rai aveva bisogno, per un programma di 46 puntate su Totò,
si chiamava Tutto Totò, che poi ho conosciuto a Cinecittà, gli ho dato anche un bacetto. Allora, avevano bisogno dei titoli di coda, quando finisce la puntata ci scorrevano i titoli di coda delle persone che avevano partecipato e ci voleva una canzone, e misero, non c'è niente da fare. Con 46 volte in televisione la canzone ha venduto 1.800.000 copie, quindi sono stato molto soddisfatto. È quella che mi piace dopo La Lacrima, perché non posso dire che è più forte della Lacrima, perché io quando ho ascoltato per radio La Mia Lacrima poco dopo il festival, ero piccolo ancora, 20 anni, mi sono messo a piangere dalla commozione. Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare un grande amore sincero ed un felice futuro da vivere insieme per sempre con te. La vita ci ha regalato qualcosa da ricordare, il nostro amore sincero dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà. E domani forse ciò che voglio troverò, ma so già che per noi niente mai cambierà, basta solo che ti ricordi che anche se non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare, la vita ti ha regalato dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo. Bobby, a tuo parere, perché Una Lacrima sul Viso ha colpito così tanto gli ascoltatori? C'è un segreto che ci vuoi svelare? Ma io non sono un opinionista o un tecnico. Io posso dire, credo, una serie fortuita di combinazioni. Un ragazzo giovane, magro, elegante, che però, magro così la struttura, aveva un vocione, faceva un po' effetto. Poi la melodia direi che è buona, le parole sono geniali di Mogol. Mogol ha creato la semplicità, cioè a volte la gente pensa che una canzone debba essere per forza una poesia di Leopardi o di Montale o di Ungaretti, ma la canzone deve, secondo me, arrivare al cuore. Ora, nella semplicità, da Una Lacrima sul Viso ho capito molte cose, che sei stata innamorata di me e che ancora lo sei, cioè hai detto tutto. E mica è facile concentrare, perché per me la canzone, che in genere ai tempi nostri durava al massimo 3 minuti, 3 minuti e 10, la canzone è un film, che però il film dura 1 ora e 50 o anche 2 ore, e invece quello in 3 minuti devi condensare tutto. Quindi non è facile, perché devi spiegare tutto il film in 3 minuti. Non devi annoiare, l'arrangiamento non deve schiacciare la voce, ma deve aiutare, deve sostenere il cantante. E quindi io credo che queste siano più o meno le ragioni del successo. Poi anche il fatto di avere cantato in playback, siccome oggi a Sanremo, quando io sono andato con mio amico Little Tony nel 2003, hanno delle attrezzature già nel 2003 digitali meravigliose, ma nel 64 non c'erano tutte queste cose, c'erano delle attrezzature molto così così, per cui dovevi avere una voce da tenore, una voce molto potente per bucare, e di 24 violini con i microfoni ne potevi sentire 8-10. Quindi il fatto di aver cantato in playback col nastro, insomma, il suono fatto in studio di registrazione era molto accurato. Quindi tutto questo insieme, il playback, il ragazzino magrolino carino col vocione grosso, il ciuffone, le parole che arrivano al cuore,
la melodia, che devo dire, l'ho fatta io, non mi sembra male, e credo che siano le componenti. Eri giovanissimo, come hai fatto a convivere, a riuscire a convivere con il grande successo che ti ha investito all'improvviso? È male, 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 perché sudavo freddo. Quando un giornalista come te mi interrogava, io tremavo tutto, sudavo, le mani sudate. Veramente era una malattia, la timidezza, l'insicurezza. Infatti a scuola mi ero fatto un amico, Mulieri, lo ricordo ancora, che era un po' uno robusto, muscoloso, che mi faceva da protettore, perché ero sempre insicuro. Quindi le interviste con i giornalisti, le interviste televisive, però mi facevo forza, cercavo di mascherare la mia ansia. E dopo è passata, dopo 15 anni si è attutita, e dopo adesso, ahimè, alla mia tenera età, sono sul palco felice da morire. Potrei dormire e mangiare davanti a 5.000 persone e raccontare la mia vita sereno, perché ho acquisito questa tranquillità. Ci sono avuti anni e anni e anni di locali. Sono facendo i conti, dal 63, che è stata la prima televisione, vicino alla via Teulada, dove c'era la sede della Rai. La prima televisione nel 63 la fece a settembre, in una branca della Rai che si chiamava Telescuola, attaccata a via Teulada. Quindi dal 63 oggi, adesso non c'ho la calcolatrice, ma insomma sono tutti questi anni, queste esperienze: Argentina, Brasile, Venezuela, Australia, Giappone, Cina, tutta l'Europa, dove ci sono gli italiani, Francia, Germania, mi hanno rafforzato, indubbiamente. A tuo parere, come è cambiato il Festival di Sanremo negli anni? Ma io dico una cosa: quando mi chiedono, per esempio, se le canzoni di ieri erano meglio delle canzoni di oggi, io dico che mentre la musica classica e operistica è una musica ormai immortale, è congelata nella immortalità, però è considerata classica, la musica pop, o leggera che si voglia, è la colonna sonora dei tempi in cui viviamo. Quindi è evidente che nel 60 la guerra era finita da poco, c'era occupazione, lavoro per tutti, perché noi eravamo i cinesi, cioè noi facevamo le lavatrici Rex, facevamo le lavatrici Candy, Indesit, Zoppas, Electrolux, Macello, facevamo i televisori Fonola, Radio Marelli, Radio All'Occhio Bacchini, CBC, e vendevamo in tutto il mondo. Lavoro per tutti, tasse bassissime, c'era il piano Marshall americano, che aveva messo migliaia di miliardi nell'Europa e anche da noi, c'era la voglia di dimenticare l'orrore della guerra, e quindi c'era l'amore, voglia di ballare, stringere la donna a petto, eppure d'estate scatenarci col Twist e con Edoardo Vianello, con i Vatussi. Quindi era la colonna sonora di quella felicità. Poi arrivano gli anni 70, un po' tagli alterne, la congiuntura, i casini politici, sociali, uscirono i cantautori impegnati socialmente, anche bravi, e quindi tutto questo era la colonna sonora. Poi arrivo agli anni 80 con la musica dance. Quindi lo stesso Festival di Sanremo, voglio ritornare giustamente alla tua domanda, il Festival di Sanremo, una cosa era Nilla Pizzi nel 50 con la canzone Grazie dei Fior, bianco e nero, unico canale, probabilmente in molte case c'era solo una famiglia che aveva i soldi per il televisore, e quando c'era il festival da tutti gli appartamenti dei piani venivano tutti sotto con i pasticcini e un po' di champagne o di spumante per guardare. Bianco e nero, una bella donna come la Pizzi, con la scollatura, le labbra tutte lucide, che cantava Grazie dei Fiori. Poi dopo gli anni susseguenti, ma oggi con 900 canali televisivi digitali, con 300 milioni di radio libere, con video fatti da Bruce Springsteen, da Zucchero, dalla Biagio Antonacci e da Pausini, che costano centinaia di milioni di euro, diciamo la canzone è un po' meno importante, perché la gente è abituata a delle cose un po' più imponenti.
quindi è uno show televisivo dove c'è Fiorello, dove c'è Bonolis, dove arriva John Travolta e scherza con la presentatrice. È un programma televisivo inframmezzato dalle canzoni, almeno io la vedo così. Bobby Solo ha aperto il sogno nel cassetto che aveva o è ancora lì? No, io sono contentissimo della mia carriera, che ho avuto una carriera con degli alti e bassi, e non lo nego, con delle difficoltà, con dei momenti bui. Però la cosa che mi è piaciuta è che sono sempre stato coerente alla mia voglia di essere libero. Quindi non ho accettato compromessi, non mi sono piegato alle volontà di manager o di impresari o di discografici. Ho sempre fatto solamente quello che volevo. L'unica persona che ho servito con amore, affetto e coerenza è il pubblico, cioè il mio fratello. E il pubblico, e io per loro canto, ho cantato e non li ho mai traditi e non ho mai rifiutato un autografo, neanche se avevo mal di denti, mal di testa, la febbre, e non ho mai fatto una firma così tanto per fare. Ma come ti chiami? Franco, ecco, a Franco Bobby Solo. Sono sempre il pubblico e il mio vero fratello con cui interagisco. Non ho mai fatto compromessi, quindi questo mi è costato a volte anche di stringere la cinghia, ma nella luce dei miei 75, che me ne sento però nel cervello 20, sono contentissimo, quindi non ho altri sogni tranne quello. Ecco, forse sì, io amo molto, ho appreso da Elvis Presley la sua passione per le canzoni religiose, gospel e spiritual. Quindi mi piacerebbe come sogno nel cassetto, e non è detto che non lo realizzi perché il mio agente televisivo ha detto che me lo farà, fare un disco di gospel spirituals tradotto in italiano. Quello che cantava Elvis nell'inglese fatto in italiano. Questo sì, è un sogno nel cassetto che spero di tirare fuori dal cassetto. Speriamo che si realizzi. I Bobby, quindi, amore per la musica, amore con il pubblico, tutto questo ti ha dato la forza di continuare ancora oggi. Assolutamente sì, e continuo ad avere passione anche per la qualità di quello che faccio. Quindi microfoni, quando vado a cantare non vado sprovveduto, microfoni e amplificatori di qualità, la chitarra, musicisti bravi, non vado a cantare con le basi perché è molto per me spiacevole, mi piace perché mi piace interagire con basso, batteria, pianoforte, eccetera, eccetera. Questa è la mia vita tuttora, eh. Io mentre ti sto parlando, ho davanti nel mio studio tre amplificatori, 12 chitarre, un sacco di microfoni, di cose che continuo a provare, anche se sto provando nel mio Facebook pubblico, dove ognuno può accedere, e tutti i sabati faccio dei concerti, che sono ancora su Facebook, se vi vogliono guardare gli amici, dalle 16 alle 17. Bobby, hai anche realizzato vari duetti e uno tra l'altro recentemente. Ne vogliamo parlare? Sì, ho cantato con una brava e bella ragazza di Verona, si chiama Veronica Marchi. La canzone si chiama Il garage sta andando a fuoco, e il pezzo è di Varo Venturi. Varo è l'autore di Amore disperato di Nada negli anni 80, è un bravo autore, e ho avuto anche la fortuna che il discografico, la Marco Rossi dell'Azzurra, mi ha permesso di... Io sono amico di Luciano Ligabue e del suo entourage, siamo amici perché condividiamo il gusto per la musica e anche per Elvis. E ho registrato con i musicisti di Ligabue questo disco, che si chiama Il Garage sta andando a fuoco. Ha un sapore Chris Isaak degli anni 80 americano, molto bello. La voce di Veronica Marchi è bellissima, lei è anche un'insegnante di canto, una ragazza giovane ma sa il fatto suo. E abbiamo registrato con i musicisti, con i quali mi sono divertito, i musicisti di Ligabue. Poi è venuto a trovarci anche Luciano, che è una persona meravigliosa, è venuto in studio a farci compagnia. Abbiamo bevuto birra insieme. Io insieme a te sono volato lontano,
è chiaro il perché, una folle passione tra noi. Ali di drago da cui distillare benzina, per cancellare il ricordo di te qua giù. E se il tuo cuore batte forte, e il tuo vecchio fende il blu, il garage sta andando fuoco, ora manchi solo tu. E se il cielo si fa nero, non è stato il mio voodoo, il garage sta andando fuoco, ora manchi solo tu. Manchi solo tu. Manchi solo tu. Questo è l'ultimo duetto, però ho fatto anche un duetto con Antonio Salvati, che è un signore più giovane di me, che conosco da 45 anni e fa il produttore a Milano. Praticamente io gli avevo detto che avevo ascoltato canzoni italiane come Amore Scusami, venduti milioni di copie in America da Al Martino, oppure Resta con me, cantato da Vic Damone, o come Il Padrino, cantato da Frank Sinatra, e gli ho detto: perché non facciamo una cosa? Facciamo un disco che si chiama Italian Vintage International Song, canzoni di un'epoca internazionali cantate in inglese. Allora io le canto in inglese e tu, Antonio, le canti in italiano. Lui c'ha una bella voce tipica italiana, potente. Io le ho cantate in uno stile tra Elvis e Dean Martin, e uscirà anche questo duetto, anche questo duetto. Quindi io sono aperto anche a fare i duetti con ragazzi giovani, mi piace anche cantare, se mi capita un gruppo che fa reggae, ragazzetti 16 anni, io ci vado a fare un'ospitata. L'ho fatta anche con il gruppo Guano Padano, che è la band che accompagna il grande pianista cantante Vinicio Capostela. Cioè, è bello cambiare le proprie emozioni con altri artisti. C'è un brano che potrebbe avere a che fare con quello che è il periodo attuale, ovvero questo virus che tanto ci sta creando problemi. Assolutamente, assolutamente. Sì, nel 95 io ho fatto un album che adesso metterò in commercio di nuovo, non sono riuscito a piazzarlo in quell'anno. Per me è il più bell'album che ho fatto in vita mia, onestamente. Hanno partecipato musicisti di Baglioni, di Renato Zero e di De Gregori. Tutti quanti hanno suonato per me, mi hanno anche trattato bene come spese. E questo album, Il Paroliere, era un ragazzo di Modena, di 31 anni, un po' strano, tutto pallido, con una coda di cavallo a treccia lunga, magro, sembrava un tipo un corvetto. E lui si chiamava Antonio Bellentani. E lui, abbiamo fatto 6 canzoni, tra cui questo pezzo che si chiama Fuga dal pianeta Terra, che parla appunto già allora, nel 95, di problemi politici, sociali e di virus, di test e di tante altre cose. Quindi è una canzone in certo senso profetica, ma il merito del paroliere. La musica l'ho fatta io, l'arrangiamento l'ho fatto io, ma questa visione profetica dei test del virus l'ha avuta Antonio Bellentani e io gli devo rendere omaggio. Dai dinosauri dei festival, dai restauri dei Ku Klux Klan, il vento Eros soffia est, troppi virus, pochi test. Ora scappa via con me, lascia tutto quel che c'è, siamo in fuga dal pianeta Terra. Dall'elettroshock
con un po' di clac. Da Herman S, da Ruine Young, dalle SS, fabbricate a Hong Kong. Ora scappa via con me, lascia tutto quel che c'è, siamo in fuga dal pianeta Terra. Ora scappa via con me, lascia tutto quel che c'è, siamo in fuga dal pianeta Terra. Bobby, abbiamo parlato del passato, del presente e un po' anche del futuro, però c'è qualche altro progetto che ci puoi anticipare? Ma progetto adesso con mia moglie realizzeremo una serie di dischi molto semplici, fatti con 2 o 3 musicisti, nei quali io esplorerò vari stili, per esempio Johnny Cash, grande cantante country, oppure un altro grande cantante country, forse non è conosciuto in Italia, ha 86 anni, ancora fa 200 concerti in America, si chiama Willie Nelson, e tanti altri. Un progetto di fare le più belle canzoni napoletane in inglese, fatte con un arrangiamento jazz, cioè di progetti che diventeranno poi realtà, perché ho il modo di poterlo fare, ce ne sono tantissimi, anche perché io senza la musica mi sentirei morire. Parleremo di questo e sicuramente di altre novità quando avremo modo di risentirci, sempre se vorrai, i tuoi ospiti della nostra trasmissione. Con piacere, ricordo ancora, scusa se approfitto di te, di scrivere se vogliono i ragazzi che ci ascoltano e i miei coetanei al Bobby Solo Official YouTube Channel, canale YouTube. E poi se hanno piacere di sentire un concerto di un'oretta con la mia chitarra, tutti i sabati, andrà avanti fino a settembre, sul mio Facebook pubblico. Non c'è bisogno di chiedere l'amicizia, come tu sai, perché è pubblico e può accedere chiunque in qualsiasi momento. Bene Bobby, quindi siamo giunti alla conclusione, ti lascio salutare il nostro pubblico, ovviamente ti abbraccio forte virtualmente visto che non lo possiamo fare sia per via del coronavirus e sia perché siamo distanti. Un caro abbraccio a tutti, io ho tanti amici nella parte del Salento e poi c'avevo un caro amico Elio Stamera con il quale ho cantato in Canada negli anni 80, aveva una voce come Tom Jones. E lui mi disse una frase simpatica, lui era di un paese vicino Brindisi, e diceva sempre per dire attaccati al tram, siccata stupede. Bene Bobby, alla prossima allora, in bocca al lupo per quelli che sono i tuoi nuovi progetti. Grazie ancora. Un abbraccio, ciao.